Arriva l'anno della maturità e i dubbi sul proprio futuro di studenti e professionisti del domani incombe. Il Politecnico di Bari riesce per il secondo anno consecutivo ad accendere i sogni ingegneristici dei maturandi con il suo Open Day a bordo del Polibus a due piani di Itabus, attrezzato con 7 laboratori mobili STEM e spazi di incontro mirati. Sono 2.500 gli studenti pugliesi e lucani di 19 istituti scolastici superiori saliti sul mezzo, che da venerdì 16 febbraio comincia il suo tour immersivo per toccare in 9 giorni 15 tappe. I ragazzi, anche i più scettici, hanno così la possibilità di innamorarsi delle materie scientifiche attraverso dimostrazioni pratiche all'interno del bus, misurandosi con il grattacielo antisismico, l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Sono uscite a settembre le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione, che parlano dell'importanza del potenziamento delle materie STEM, soprattutto per quanto riguarda la questione del genere. Ad oggi le ragazze che studiano su indirizzi tecnico-scientifici sono ancora troppo poche. Sono ancora troppe poche nel nostro sud Italia e penso che questo progetto possa veramente rappresentare una best practice. Cosa rappresenta per i giovani un progetto di robotica del genere? È una grandissima opportunità, perché gli ingegneri che abbiamo ad Omniglass, i tirocinanti che vengono ad Omniglass, hanno la possibilità di vedere tutto ciò che hanno studiato, applicato, e di utilizzare già da giovanissimi la loro creatività per realizzare qualcosa che è talmente innovativo, deve essere alla frontiera della ricerca e dell'innovazione mondiali. Questo Open Day ti sta aprendo la mente per capire che la strada per te è quella delle materie scientifiche al Politecnico di Bari? Beh sì, comunque è molto utile anche per rendersi conto comunque di cosa si studia, di come si svolgono comunque gli studi. Vorresti iscriverti alle materie scientifiche qui? Cosa? Io pensavo ingegneria biomedica, ma vediamo.